Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono felicissima sia perché vi sto facendo un video tutorial, so che li amate, vi piacciono tantissimo e sono contentissima quando riesco a farveli, sia perché sto registrando con una nuova fotocamera. Quindi ditemi cosa ne pensate, se vi piace di più come riprende, se mi sentite meglio. Ditemi un po' le vostre impressioni con questa nuova fotocamera, però oggi non vi parlerò di questa. Se volete scrivetemi giù nei commenti se volete che vi faccio un video dove vi parlo su come realizzo i video, quindi i materiali che utilizzo, così vi faccio conoscere anche la fotocamera. Però andiamo a vedere subito cosa andremo a realizzare. Oggi farò un personaggio che credo che molti di voi saranno contenti perché ameranno sicuramente, Wonder Woman. Siccome è uscito anche il film ed è stata appunto una commissione, ho deciso di farvi questo tutorial e so che lo gradirete molto. È stata rappresentata in questo modo ed è stata scelta dalla committente con la sua corda, che non mi ricordo come si chiama ogni volta, scusatemi, e poi con questo costume che a quanto pare è quello nuovo del film. I suoi capelli neri lunghi come sempre, la sua coroncina, e come base ho utilizzato questa base in metallo color silver con uno sfondo dai toni del rosso e azzurro, proprio come nella copertina del film. Quindi spero che vi piaccia e andiamo subito a vedere che materiali ho utilizzato. Come paste polimeriche ho utilizzato, per quanto riguarda il color carne, io utilizzo sempre questa qua della Super Sculpey, la Living Doll, ma la unisco sempre con il bianco e il trasparente. Il trasparente utilizzo quello della Cernit, mentre del bianco il fimo. Poi ho utilizzato l'azzurro che ho mischiato con il nero per realizzare questo blu scuro degli slip. Poi ho utilizzato questo color beige per fare la base dei nostri accessori, come la corda e la cinta e anche la coroncina, mentre per la parte superiore il rosso. Ovviamente per lo sfondo ho utilizzato l'azzurro e il rosso. Poi andrò ad utilizzare il fimo liquid. Ovviamente ci serviranno i nostri attrezzi, come sempre il rullo e questi attrezzini in gomma siliconica, che sono molto utili, il pennellino, il punteruolo, il cutter. Ma se volete sapere di più sugli attrezzi da utilizzare, giù nell'info box lascio sempre il video che ho fatto appositamente per voi. Infine ci serviranno questi qui, ovvero brillantini, i nostri gessetti colorati e un pigmento color oro. Spero tantissimo che questo video vi piaccia, io vi mando un grande bacione e come sempre un bel pollicino in su se il video vi è piaciuto, se non siete iscritti iscrivetevi, se volete potete seguirmi anche nei social come Facebook e Instagram dove vi aggiorno sempre sulle mie nuove creazioni. Io vi mando un grande bacione e vi lascio al video, ciao ciao!